Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Gamer Loop. Io sono Paolo e finalmente si ricomincia a registrare qualcosa. Innanzitutto vi do il benvenuto a questa nuova rubrica, ovvero la rubrica Memories, la quale ci aiuterà a seguire il mio percorso videoludico fino ad oggi, o quasi oggi diciamo. Qui giocheremo tutti quei videogiochi che durante la mia infanzia hanno segnato, hanno lasciato il segno e mi hanno portato ad apprezzare un determinato tipo di videogames anziché altri. Non sto a perdere tempo per spiegarvi i motivi della mia assenza in questi mesi, perché sono di diverso tipo e di diversa natura. Ci tengo solamente a un attimo a ringraziare Alessandro di Sala Giochi 1980, che involontariamente, grazie alle sue live, ha riacceso la mia voglia di fare video. Grazie mille. Allora, oggi partiamo con, appunto, con questa rubrica, con la Memories. La Memories che vede come prima protagonista la console Sega Mega Drive, che è stata con me in mia compagnia per moltissimi anni, e voglio iniziare con questo gioco, ovvero Wonder Boy in Monster World, che non è stato sicuramente il primo videogioco con cui ho giocato su Sega Mega Drive, però ha avuto un'importanza veramente notevole per la mia formazione. Allora, senza perdere altro tempo, diamo spazio al gioco e vi faccio vedere di che cosa si tratta per chi non lo conoscesse. Allora, start new game. Allora, qui ci dà un'infarinata generale di quella che è la storia di Wonder Boy in Monster World. Allora, Monster World era una regione, un posto tranquillo. Poi la pace è stata scombussolata da un'armata di invasori, di mostri invasori. Un giovane uomo di nome Shion decide così di sconfiggerli e riportare la pace. Ok, Shion è questo ragazzo dai capelli blu. Portava i capelli blu già negli anni 90, il gioco è del 1991, e portava, appunto, come dicevo, i capelli blu quando non andavano di moda. Allora ragazzi, perché ho scelto di cominciare con questo gioco? Welcome to Monster World. Perché è stato il primo videogioco sulla quale ho trovato elementi da giochi di ruolo e che mi ha portato ad apprezzare proprio questo tipo di videogiochi. Infatti qui è possibile fare una gestione del personaggio attraverso spade, armature, scarpe, scudi, oggetti e magie. Infatti il vecchietto che stava qui in questa casa, questo signore qui, che adesso ci dice di sbrigarci perché non abbiamo molto tempo, praticamente ci ha dato la nostra prima magia, ovvero il Firestorm, che possiamo applicare nell'angolo in alto a sinistra. Adesso possiamo iniziare la nostra avanzata. Qui incontriamo i primi nemici, che sono molto semplici. Andando avanti la situazione si complicherà. Qui dovrebbe esserci, se non ricordo male, il primo negozio. Sì. Ci dice che è tanti anni che non passava, diciamo, un visitatore da queste parti, e che le meduse più avanti possono aiutarci. Allora, bisogna iniziare a stare attenti, perché anche all'inizio ci possono essere delle situazioni che possono portarci al game over. Allora, questo gioco secondo me, ragazzi, è eccezionale, ovvero nella saga Wonder Boy è sicuramente tra i miei preferiti. Quando ci giocai al tempo del Sega Mega Drive, ovviamente non riuscii a finirlo perché ero un ragazzino e quindi mi rimaneva molto difficile portare a termine un gioco di questa portata. Però, se non ricordo male, nel 2013 è uscito sullo store della PS3 e lì non ho perso assolutamente l'occasione di acquistarlo alla modica cifra di 5€, e sono riuscito a portarlo a termine, e a distanza di moltissimi anni posso dire che questo è un videogioco ancora oggi molto molto valido e divertente da giocare soprattutto. Quindi io vi consiglio di recuperarlo per chi possiede una PS3, oppure di recuperarlo con la sua emulazione, come sto facendo io adesso, attraverso il Regen, che è l'emulatore del Sega Mega Drive,
che ho impostato sempre grazie ad Alex di Sala Giochi 1980 e di giocarvelo, oppure se non avete voglia di giocarlo e ci tenete comunque a vedere come va avanti, magari fatemelo sapere, perché non è escluso che possiamo tranquillamente giocarcelo insieme, magari in live anche io. Adesso ho una connessione abbastanza performante, quindi non dovrei avere troppi problemi a fare le live. Allora, come vedete qui ancora si avanza abbastanza facilmente, ogni tanto subiamo qualche danno, ma niente di troppo grave. Ha un ottimo elemento anche... ci sono anche degli ottimi elementi platform che rendono dinamica l'avventura. E quindi il saltare tra le varie piattaforme e sconfiggere anche tutti i nemici che incontriamo, perché questi ci danno il denaro che serve per acquistare... che serve per acquistare i vari oggetti durante il gioco, le armature e tutto quanto. Quindi posso dirvi che spesso ci ritroveremo a fare una sorta di farming come nei migliori giochi di ruolo, per recuperare quanto più denaro possibile e comprare i nuovi set di armature. Allora, queste sono le jellyfish che ci diceva la negoziante di prima e ci serviranno per arrivare dall'altra parte. Adesso dobbiamo prendere il tempo. Adesso. E ci siamo. Quando ero ragazzino era veramente difficile fare questa cosa. Allora, The Fairy Village. Alcedo, The Fairy Village. È il primo villaggio nel quale siamo arrivati. Allora, questa è una classica locanda nella quale possiamo dormire e recuperare i nostri cuori in alto a destra, che corrispondono alla salute del nostro protagonista, e possiamo salvare anche la partita. Io non so se qui attraverso l'emulatore mi farà salvare, comunque prima di chiudere salverò con il sistema classico dell'emulatore, ovvero attraverso file e salva stato. Ok, adesso che abbiamo dormito e recuperato i cuori possiamo proseguire. Vi faccio vedere ancora un altro pezzo. Allora, ci tengo a dirvi che la rubrica Memories comprende sì il Sega Mega Drive, ma non solo. Comprenderà tutte le altre console sulla quale io ho passato ore e ore di puro divertimento, ovvero la PlayStation 1, l'Amiga 500, che è stata la mia prima piattaforma di gioco. Ok, non possiamo ancora comprare la lancia perché non abbiamo abbastanza denaro, però credo che l'armatura, se non ricordo male, la chainmail, possiamo comprarla, sì. Costa 70 monete, l'abbiamo comprata, e adesso basta andare sul menu principale, armor e chainmail, così l'abbiamo equipaggiata. Ora, recupereremo poi pian piano il denaro che ci serve per comprare anche la lancia. E adesso vi faccio vedere una chicca molto importante. Premendo freccia in su in mezzo a queste due statue si accede ad un'area speciale nella quale ci sono delle fatine e la regina Eleonora che ci dice che i mostri stanno arrivando dalla caverna oltre il villaggio e che possiamo prendere Priscilla con noi, che ci darà una mano. Poi, quando non sarà più in grado di aiutarci o quando non ci servirà più, Priscilla tornerà da lei, dalla regina Eleonora. Ok. Proseguiamo ancora un po'. Allora, abbiamo bisogno di un'ocarina. Questo è uno dei primi enigmi che ci mette davanti Wonder Boy in Monster World. Dobbiamo imparare, allora innanzitutto dobbiamo trovare l'ocarina di questa fata e poi dobbiamo imparare a suonarla per riuscire ad aprire la prima delle 3 o 4 porte che ci permetteranno di oltrepassare le caverne. Allora, qua dovrebbe esserci un altro negozio, sì. Qui possiamo comprare una medicina che ci costa 10
monete d'oro e noi la compriamo senza problemi. Usa le medicine con attenzione. Ok. Se non ricordo male, le medicine si equipaggiano attraverso item. Ok. Vi faccio vedere un attimo dove possiamo trovare l'ocarina. Ricordo ancora la combinazione di tasti per aprire la prima porta. Le altre no, ma la prima porta sì. E se non ricordo male, dovrebbe essere BABABCB, che sono le lettere che corrispondevano al joypad del Sega Mega Drive. Un gioco veramente, ragazzi, eccezionale. Io ci ho trascorso moltissime ore, anche perché non è cortissimo. Ci ho trascorso moltissime ore quando ero ragazzino e ce ne ho trascorse altrettante 2-3 anni fa, quando l'ho recuperato sulla PS3. Allora, questa è l'ocarina, l'abbiamo trovata. Se l'era persa in prossimità delle grotte. Aia. Questi c'è coppa. Allora, sbrighiamoci, che volevo farvi vedere il tutorial per suonare l'ocarina. E poi chiudiamo l'episodio. Aia. Allora, i soldi io li voglio prendere tutti, perché voglio comprare la picca. Aia. Io non ho la più pallida idea di come si utilizzano le pozioni e le magie. Non so come ho settato i tasti. Sinceramente, prima, quando ho settato il joypad, l'ho fatto abbastanza casualmente. Quindi, nel caso avessi bisogno di utilizzare le magie e o le medicine, non saprei sinceramente come fare. Poi ci proveremo. Aia. Ok, vediamo. Oh, it's the ocarina. Questa è l'ocarina. The melody of the ocarina may help to break the seals, ovvero ci permette di aprire le serrature e di andare avanti. Fai pratica. Questa è la melodia per aprire la prima serratura, la prima porta. Eccola, BABABCB. Ricordo ancora. Allora, ok, abbiamo sbagliato subito. Adesso, praticamente, questa fata vuole che noi proviamo la melodia davanti a lei, per dirci che siamo pronti per avanzare. Ok, stiamo ancora sbagliando, perché non so di preciso i tasti a cosa corrispondono. Vediamo. Ok, e la prima l'abbiamo trovata. La prossima melodia, apre la seconda porta. Ok. Ok, e ci siamo riusciti. Proviamo la terza, l'ultima melodia, apre la porta finale. Ok. Perfetto, ci siamo riusciti alla prima volta. Suona queste melodie quando sei nella caverna e così apriremo le porte. Ok, allora ragazzi, io vado a salvare la partita. Aia. Se ci riesco. Sta fatina non mi pare tanto performante. Ok, così possiamo dormire e salvare la nostra partita. E nel caso vogliate vedere come prosegue l'avventura del nostro Shion, ragazzi, io vi invito a farmelo sapere attraverso i commenti di YouTube
oppure su Facebook, sulla pagina Facebook www.facebook.com/gamerloop. E niente ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo primo episodio della rubrica Memories e ci vediamo molto presto con un altro episodio nostalgico. Ciao ragazzi!